Allora, come abbiamo anticipato, oggi siamo in Duomo, ripresa del Duomo, oggi a intervistare i presenti sull'argomento trattato. Non siamo sole, ma con noi c'è una persona molto speciale. Molto speciale. Vieni. Vieni. Maga. Saluta a tutti. Ciao. Ciao. Bello costretto. Muriel. Oh. Che oggi è molto sorridente. Felice. Io non ho aspettato minimamente che arrivassimo. E ora andiamo a fare il nostro lavoro. A dopo. A dopo. Aio, basta. Favorevole o contro? Favorevole o contro? Il Family Day. No. Favorevole o contro? La legge Cirinna. La legge che approva le unioni civili e la stepchild adoption. Non capisco, non ho capito l'ultima parola. Stepchild adoption. Di adozione. Allora, favorevole o contrario alla legge delle unioni civili e alle adozioni per le coppie gay? E se sì o no, perché? Sì, perché altro giro. Se siete favorevoli alla legge sulle unioni civili per le coppie omosessuali? Sì. Sì, per l'adozione? Stepchild adoption, sì. In realtà, cioè l'affidamento del figlio biologico del padre. Sì. Con delle procedure, cioè con che, come ci dovrebbe essere tutti anche gli altri. Certo, come per gli eterosessuali. Esatto. Cioè, per la sicurezza del bambino. Sì. D'accordo con lui? Sì. Siete favorevoli o contro gli eventi sessuali? Favorevoli. E per quanto riguarda le adozioni? Io non so, sono un po'... Tranquillo, sì o no? No, non è né sì né no. Cioè, esatto. Che... Cioè, il matrimonio ci sta. Unione civile tra due coppie dello stesso sesso, non matrimonio ma unione civile. Sì, sì. Favorevole. Adozione del figlio? No. Come mai? Perché penso che il bambino abbia bisogno di un padre e una madre. Va bene, grazie. Siete favorevoli o contrari alle unioni civili per le coppie omosessuali? Favorevoli. E per quanto riguarda le adozioni? Il concetto è più complicato. Esatto, un po' togliato. Alla fin fine della storia? Alla fin fine della storia sono favorevole se l'ambiente macro e microambiente circostante permette al bambino una non discriminazione. Questo però non dipende dai genitori. Non dipende dai genitori e cioè, allora a livello etico sono favorevole, a livello però va fatto coincidere con Mario. Siete favorevoli o contrari alle unioni civili per gli omosessuali? Favorevole per i matrimoni tra gay. Sì o no? No. No. Per gli adozioni per i gay. No. Identico. No. And what about adoption? No? Fine. It's fine. In realtà io non conto assolutamente. Unioni civili omosessuali? Favorevole. Favorevole. Mentre le adozioni? Favorevole. Anche questo? Stiamo sempre da... Prendo quello dopo. Ah, quello devi prendere. Che bel video. Dovremmo velocizzarla questa. Siete favorevoli o contrari alle unioni civili tra coppie omosessuali? Assolutamente favorevole. Adozioni? Favorevole. Ok, grazie mille. Prego. Favorevoli o contrari alla legge sulle unioni civili? A noi dice? Sì. Favorevoli contro. Come mai contro? È colpa sua. Come mai colpa tua? Sua, scusa. Io sono etero. Ah, scusa, tu hai qualcosa da dire? Le lesbiche mi fanno schifo. Dietro le mie spalle. Le lesbiche mi fanno schifo. Sì. Madonna. Non può. Tu lo sai, no. Allora, chiediamo loro, dai, andate. Sei a favore o contro le unioni? Favorevole. Favorevole, le adozioni invece? Idem. Se
sei a favore o sfavore delle unioni civili omosessuali? Favorevolissimo. Ok, e le adozioni invece? Le adozioni anche. Ok. Voglio notarlo? Sei a favore o sfavore delle unioni civili omosessuali? Va bene. E invece le adozioni? Le adozioni. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Grazie mille. Grazie. Siete a favore o sfavore delle unioni civili omosessuali? A favore. E le adozioni? Anche. Siete favorevoli o contrari alle adozioni per le coppie omosessuali? Adozioni? Alle unioni civili? A favore o a sfavore delle unioni civili omosessuali? Sono a favore. Ok, mentre delle adozioni? Sempre a favore. E a favore o a sfavore delle unioni civili? A favore. Proprio per l'adozione, per quanto riguarda l'adozione, per coppie omosessuali? L'adozione c'è ancora un pochino da valutare, però okay, ci possono essere spiragli da questo punto di vista. Va bene. Allora, sei favorevole o contrario alle unioni civili tra coppie omosessuali? Favorevole. E per quanto riguarda le adozioni di un bambino? Beh, sono dell'idea che comunque ci deve essere sempre un riferimento femminile, la madre e il padre. Sei favorevole o contrario alle unioni civili tra coppie omosessuali? Io sono favorevole. Per l'adozione? Sono favorevole tutte le volte che c'è dell'amore vero in giro. Grazie mille. Allora, siete favorevoli o contrari alle unioni civili tra coppie omosessuali? Favorevole. E alle adozioni? Favorevole. Favorevole o contrari alle unioni civili tra coppie omosessuali? Favorevole. Favorevole. Grazie. Per le adozioni? I bambini? Penso che ci sia l'amore da parte degli altri. Grazie. Siete favorevoli o contrari alle unioni tra coppie omosessuali? Io sono favorevole. E per quanto riguarda l'adozione? Dello stesso sesso che si possano sposare. Contrario. Contrario. Quindi neanche le adozioni. Non lo so, dobbiamo vedere i punti di vista. Ok, tu ti posso chiedere perché sei contrario? Sono ignorante su questo discorso, okay. Mi sono accende, sono consapevole. Allora, siete favorevoli o contrario all'unione civile tra coppie omosessuali, cioè due persone dello stesso sesso che stanno insieme anche per la legge? Favorevole. Per le adozioni, quindi che due coppie, una coppia omosessuale possa avere un bambino? Favorevole. Ok. Allora, siete favorevoli o contrario all'unione civile tra persone dello stesso sesso? Assolutamente sì. Favorevole. Vuoi dire? Sì, sì. Ok, e per quanto riguarda l'adozione? Sì, io sì. Ok. Questa coppia? Più. 62.